Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, buonasera Beppe, questa Ciao. Sera chiusa dei monaci nei nostri itinerari. Bellissima. Bella la chiusa. Bella la chiusa, veramente bella, un'opera d'arte idraulica veramente importante che permise di costruire poi il canale della Chiana e poi di far defluire le acque in modo tale che la Val di Chiana fosse libera dalla palude e diventare poi quella zona coltivata così come oggi. Dai, abbiamo risanato, Fossombroni, un'area veramente importante che poi della provincia di Arezzo dove è diventato il giardino verde della Ora, però purtroppo è diventato anche che la gente addirittura arriva a buttarci gli elettrodomestici. Guarda un po', guarda. Poi ci vuole anche un certo impegno, cioè, oggi prendo questo coso e lo butto nella chiesa di Mone, cioè anche pensarlo e farlo non è da tutti. A trovarci o buttarci anche lui, così almeno sarebbero due cose inutili. Tu sei il dente per dente, occhio sì, per occhio, dente per dente. Si butti anche lui, così due cose inutili sono andate giù. Non ho capito io, c'è l'AISA, che fa... ora sei. È la 6. Che fa il servizio di ritiro. Ritiro a casa dei beni ingombranti, basta telefonare, aspettare logicamente qualche giorno se sono impegnati. Vengono a farti il servizio di prelievo in casa, non paghi niente. Non ho capito perché si deve buttare la chiesa dei monaci o qualsiasi altro posto così come avviene. Io non capisco perché si deve abbandonare questi rifiuti e inquinare l'ambiente quando c'è la possibilità tranquillamente. Allora, te lo devi caricare in macchina per buttare la chiesa dei monaci. Non farti vedere. Ma a parte non farti vedere, se lo devi caricare in macchina, va alla discarica pubblica, no? Non ho capito io. E poi paghi che arrivino comunque anche, paghi che nel giro di 2 settimane ti danno un numero, un codice, nel giro di 2 settimane dovrebbero arrivare, quindi neanche c'è da aspettare poi tantissimo. Siccome quello l'ha caricata nella sua macchina per buttarla nella Giuseppe Monici, poteva benissimo andare alla discarica pubblica e consegnare il bene alla discarica pubblica. Tempo, allora è vero che diciamo è anche più numerosa l'accesso, cioè, la città è più popolata, quindi anche fare paralleli con i decenni scorsi ovviamente non è molto corretto. Però sembra cambiato proprio anche la concezione. Una volta uno dirà, vabbè, una volta le interravano quelli pericolosi, però al di là di questo, e tu dici di sì, però al di là di questo... Che poi la foresta le fa blitz. Esatto, il cittadino comune però sembrava più, diciamo, educato, rispettoso. Oggi invece chi può butta i rifiuti nei casi, anche i cassonetti, e aggiunto all'inciviltà, aggiunto che questi cassonetti... non vengono svuotati come un tempo, non c'è come un tempo quando era gestito dal Comune di Arezzo un'attenzione diciamo quotidiana, quindi questi, un po' per inciviltà, un po' per questo, si accumulano questi rifiuti. Non sono d'accordo con te, è sempre stato così. La gente ha sempre creato discariche abusive dappertutto, te la ricordi quella fra Ponte alla Chiassa e Quarata nelle strosce? Sì. Dove uno buttò un frigorifero una volta, diventò una discarica pubblica, c'era aperto fino a che non venne recintata con la rete. Niente, è sempre stato così. Prima ce n'era meno perché, come dici te, ce n'era meno, però la maleducazione c'è sempre stata. E forse prima ce n'era meno anche perché gli elettrometrici ancora erano tutti usabili fino a che non sono diventati vecchi e stravecchi da buttare via. Niente, gli elettrodomestici durano meno, sono fatti per durare meno, è logico. Finiscono prima nei fossi o nei fiumi. È logico. E comunque ci sono altri rifiuti che adesso stiamo vedendo, altre immagini che dimostrano questi rifiuti abbandonati un po' ovunque e che rimangono lì per giorni. Quindi qui, nel senso, è vero che c'è il ritardo nel prenderli probabilmente, però c'è questa inciviltà veramente diffusa e quindi... come si suol dire, chi è senza peccato scaglie la prima pietra, nel senso che poi sono sempre quei cittadini che si lamentano delle tasse, che si lamentano di tutto e che però magari fanno poco o niente. Poco niente sembra una cosa troppo, va bene. Fanno poco o niente poi per... Sì, logico. Non fanno assolutamente niente per far sì che il costo diminuisca facendo quello che devono fare dai cittadini esemplari, cioè conferire i rifiuti dove devono essere conferiti oppure accettare nei cassonetti i rifiuti come devono essere poi anche ripartiti. E poi si dà la colpa al comune? Poi al comune, sì, vabbè. Ma ce l'ha un po' di colpe secondo te? Giunta Ghinelli che aveva puntato molto sul decoro, l'ordine, anche in campagna elettorale? Quando ero assessore alla sicurezza mi hanno attaccato in un modo paroso il centrodestra perché questa città era insicura, magari succedeva qualcosina in piazza Guido Monaco, era un continuato, basta succedesse qualcosa in città era un attacco feroce da parte del centrodestra, anche da chi oggi è magari è presidente di qualche ente pubblico.
E oggi che è veramente decuplicata le problematiche, sono decuplicate le problematiche in città, cosa dovrebbe, è il centrodestra a potere, cosa fa il centrodestra per evitare questo? Ce la fa? Non penso che ce la faccia. Penso che le problematiche sono sempre sia di centrodestra che centrosinistra, perché quando l'inciviltà non è di centrodestra e di centrosinistra, ma è generalizzata nella totalità dell'arco costituzionale. E quindi di conseguenza, caro centrodestra, adesso facci vedere cosa fare, sai fare rispetto alla sicurezza in città, visto che questa, almeno a sensazione di molti, è sempre meno. E oggi non si dice più niente. Non dice qualcosa il PD, ma non è che dice tanto. Chi? Il PD dice qualcosa, ma non è che dice tanto. Ti chiedo chi? Ci vediamo domani. Ciao.